Sono Alberto Ferlin, professore di Endocrinologia e direttore della Unità Operativa Complessa di Andrologia e Medicina della Riproduzione qui all'Azienda Ospedale Università di Padova. Oggi voglio parlare di infertilità maschile. L'infertilità è una condizione della coppia, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Noi siamo abituati a parlare o a sentire parlare di infertilità femminile o infertilità maschile. In realtà l'infertilità è una condizione di quella coppia. Eh, sarebbe, quindi più giusto, se vogliamo essere corretti, parlare di fattore maschile di infertilità o fattore femminile. L'infertilità riconosce cause ugualmente distribuite tra appunto i fattori maschili e femminili, cioè vale a dire che più o meno uno su tre delle infertilità di coppia sono da fattore femminile 1 su 3, da fattore maschile e 1 su 3 da fattori combinati o non spiegati. Quindi più o meno la metà dell'infertilità di coppia è causata da fattori maschili e le cause sono ovviamente tantissime che possono incidere sulla fertilità del maschio. Quando una coppia non riesce ad avere figli è bene che si rivolga tra virgolette il prima possibile agli specialisti. Cosa significa il primo possibile? Noi sappiamo che le probabilità di gravidanza nella specie umana non sono molto alte rispetto alle altre specie animali, quindi le linee guida consigliano di rivolgersi agli specialisti dopo un anno di rapporti regolari, ovviamente non protetti. Però attenzione perché se esistono alcuni cosiddetti fattori di rischio eh, questo tempo dovrebbe essere un po' ridotto e in modo particolare se l'età della donna è superiore per esempio ai 35 anni non bisogna aspettare un anno prima di rivolgersi ai specialisti ma è bene rivolgersi già dopo sei mesi. Quindi il partner maschile della coppia infertile eh, si deve rivolgere insieme alla propria partner appunto dopo questo periodo, eh, eseguendo quelli che sono gli esami standard per capire quello che è il cosiddetto potenziale di fertilità di quel partner e di conseguenza anche di quella coppia. La fertilità maschile ovviamente è una situazione complessa come quella femminile e tanto più quando le due cose si devono combinare. Quindi non esiste un unico esame che ci dice se un uomo è fertile o un uomo è infertile. L'esame principe ovviamente è l'esame del liquido seminale, quindi quello che si chiama anche spermiogramma, è l'esame che ci fa vedere quanti sono gli spermatozoi, come funzionano i testicoli, come si muovono gli spermatozoi, però ricordiamoci che non è eh, un'equazione assoluta dire che se l'esame del liquido seminale è normale vuol dire che sono fertile o se l'esame del liquido seminale è anormale vuol dire che non riesco ad avere figli. No, il parametro seminale il parametro del liquido seminale è solo uno degli indici che ci dice come sta il nostro apparato riproduttivo. Quindi a questo esame, che è molto semplice, molto banale, un esame di primo livello, deve essere sempre associata ovviamente prima di tutto una visita andrologica accurata, quindi una raccolta anamnestica, una raccolta della storia, l'esame obiettivo. Eh, bisogna eseguire molto spesso degli esami strumentali, soprattutto ecografici a livello dei testicoli o della prostata, eh, e degli esami ormonali, quindi esami del sangue per vedere. Come stanno i testicoli dal punto di vista della produzione degli ormoni. Poi, ovviamente, essendo noi un centro di secondo o addirittura terzo livello, abbiamo tutta una serie di altri esami più specialistici, più eh, dedicati alla parte eh, maschile, che ovviamente però si eseguono solo in una piccola percentuale dei casi, proprio in quei casi in cui non riusciamo a trovare con questi esami di primo livello una causa alla infertilità di quella coppia. No, l'infertilità è semplicemente definita, come abbiamo detto prima, assenza di una gravidanza dopo 12 mesi di rapporti liberi e non protetti. Questo significa che incidono tantissimi fattori e faccio un esempio, io posso essere un uomo con un numero di spermatozoi relativamente basso ma posso essere tranquillamente fertile, avere una gravidanza, se la mia partner, per esempio, compensa la mia, la mia eh, bassa fertilità. Quindi, per esempio, una donna molto giovane che non ha nessun problema, ma sempre io stesso con un basso numero di spermatozoi, se ho una partner viceversa di 40 anni, ho fatto un esempio molto banale legato all'età, ma se ci sono anche altri fattori di rischio, ecco che allora i due fattori incidono eh, e si moltiplicano tra di loro e quindi non riuscirò ad avere figli. Quindi l'infertilità è sempre relativa a quella coppia. Non dimentichiamoci poi che esistono tutta una serie di eh, provvedimenti terapeutici per superare questa infertilità, cioè per ripristinare la fertilità naturale con provvedimenti medici, chirurgici, varie terapie, adesso non entriamo troppo nei particolari, e ricordandoci poi che anche quando queste terapie non sono possibili o non sono efficaci, abbiamo sempre le tecniche di riproduzione assistita che ci possono aiutare a risolvere il problema.